Bentornati, nuova edizione del TG Web di Città di Ariano, 2 marzo 2020, Valentina Ciccarelli in studio. Coronavirus, la Regione Campania studia i provvedimenti. In relazione alle situazioni di crisi del comparto produttivo della Campania, oggi pomeriggio è previsto un incontro con tutte le categorie interessate. Lo ha comunicato il governatore della Campania Vincenzo De Luca sulla sua pagina social. La Regione Campania chiederà al governo misure di sostegno mirate. Obiettivo è mettere a punto una piattaforma concreta di richieste e interventi da sottoporre al Ministero dell'Economia per l'intero comparto dell'industria. L'emergenza dovuta al coronavirus, ha detto, mette in grave difficoltà le aziende della nostra regione. Confesercenti Campania ha già ufficialmente richiesto il riconoscimento dello stato di crisi del comparto turismo, commercio e servizi. È l'intero indotto economico campano ad andare in crisi, con una forte riduzione dei consumi in generale. Coronavirus, ancora tamponi in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha comunicato che nella giornata di ieri sono stati esaminati nel laboratorio dell'ospedale Cotugno 22 tamponi. Sono risultati positivi in 5, per i quali, come per gli altri finora esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore della Sanità. Nel caso in cui arrivasse la conferma da parte dell'Istituto relativamente ai 5 tamponi positivi di ieri, si arriverebbe a 22 casi confermati di coronavirus in Campania, visto che attualmente il numero ufficiale è di 17. Regionali in Campania, Rotondi con Caldoro. Saremo in campo per Stefano Caldoro con o senza Lega. Questa sarà la scelta dei popolari. Ha parlato così Gianfranco Rotondi, annunciando che durante la prima uscita irpina e campana del Partito del Popolo Italiano, nato dall'unione di 36 partiti e movimenti di ispirazione cristiana, l'ex ministro dei governi Berlusconi comunicherà ai dirigenti del Carroccio che in Campania non ci sarà un cambio di strategia in corsa. La nuova DC potrebbe non appoggiare il centrodestra a trazione leghista in caso di strappo sull'ex governatore. Dunque, alle prossime regionali, Gianfranco Rotondi sarà con Caldoro anche senza la Lega. E sabato 7 marzo, a Summonte, ci sarà la prima uscita pubblica del nuovo partito Scudo Crociato. Venticano, indagini dei carabinieri su auto distrutta. Un incendio questa notte a Venticano è divampato all'interno di un fondo privato. Le fiamme hanno interessato una tettoia dove erano parcheggiate due auto, una delle quali è stata distrutta dall'incendio. Sul posto carabinieri della compagnia di Mirabella e Clano, che hanno provveduto ad acquisire elementi utili per le indagini, e i vigili del fuoco. Invitalia, incentivi per la Valle Ufita. La dogana aragonese di Flumeri si è tenuto sabato un incontro organizzato dall'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto con Invitalia per aumentare la competitività del territorio. Resto al Sud, Cultura Crea e Smart Start Italia. Sono questi tre incentivi pensati per chi vuole avviare un'attività imprenditoriale sul territorio. Invitalia di nuovo in Valle Ufita, dunque, dove il responsabile area occupazione, Vincenzo Durante, insieme a Vittorio Fresa e Adolfo Galdi, hanno spiegato nel dettaglio i tre incentivi. Il primo è dedicato agli Under 46, Cultura Crea invece è il primo incentivo nazionale dedicato alla filiera culturale e creativa, e il terzo è dedicato a finanziare le start-up innovative. Vio di gestore, il no di Assoapi. Alla vigilia della decisione che il comune di Montella dovrà prendere dopo essersi candidato presso Lato Rifiuti per ospitare il biodigestore, arriva la bocciatura di Assoapi, associazione artigiani e piccoli imprenditori, che attraverso il presidente provinciale Luigi Gaudiosi declina l'offerta del comune con la motivazione che l'impianto non è coerente con le vocazioni di un territorio con grandi potenzialità agricole e turistiche. Non danneggiamo e non deturpiamo l'immagine del territorio dell'Alta Irpinia. Per lo smaltimento dei rifiuti si possono ricercare altri siti, anche in Irpinia, già infrastrutturali, con uno spreco minore di risorse pubbliche, ha scritto il presidente. Diamo un'occhiata allo sport. Vissariano Accadia, punto beffa in trasferta. La Vissariano Accadia pareggia per 2-2 sul campo della Virtus Avellino. La squadra di Mister Del Vecchio va sul doppio vantaggio con le reti di Monard e Capodilupo, poi i padroni di casa pareggiano nel finale. Va detto che la Vissariano Accadia ha giocato la parte finale del match in inferiorità numerica per l'espulsione di Nunziata. Un punto utile a Imparato e compagni per restare in zona playoff. Questa era l'ultima notizia per oggi. Vi ricordo che è possibile seguirci sui social e sulla pagina www.cittadiariano.it. Da Valentina Ciccarelli è tutto, vi auguro buon proseguimento di giornata e alla prossima edizione.